Io volevo iniziare il video come sempre, ma a quanto pare Sanni barra Omori ha detto no. Quindi benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Un giorno rimasto, siamo a casa nostra, ci siamo svegliati dall'incubo di aver ucciso Basil, più o meno, nonostante avessimo deciso di salvarlo. E forse salvarlo non era la scelta più giusta da fare. Comunque, è l'ultimo giorno. Abbiamo solo questo giorno per poter stare con i nostri amici e quant'altro. E boh, vediamo un po' che cosa succede. Andiamo avanti. Ah, a proposito, prima che io faccia quello che devo fare, non posso andare fuori. Nello scorso video ho provato ad andare fuori, ma c'era un qualcosa e non mi faceva andare oltre. Proprio Sunny si rifiutava di andare oltre. Comunque, vediamo un po' che succede. Kel già si è mangiato parte della colazione che era destinata a noi. Ecco un altro piatto di bacon, è tutto mio? Grazie infinite, fratellone. Ma no, anche per me. Chi potrebbe mai essere? Vado ad aprire, ma... è casa mia, vado ad aprire io, stai buono. Ah, però, ecco, aspetta, possiamo approfittarne per mangiare bacon. Chi è tu ora? Ma che cosa succede? Chi è? Oh, non penso sia Aubrey. Aubrey che viene a bussare alla nostra. Ma che cosa è? Ah, è quella là. Sì, mi ricordo ora. Kim, ecco, esatto. Ma perché le hai tirato le uova addosso? È che mi hai colto alle sprovviste. Non mi aspettavo così tu alla porta, giuro. Chi volevi che fosse? Qualcun altro? Non potevi aspettarti nessuno, a dire il vero. Si tratta di Aubrey, non risponde più al campanello, né al telefono di casa o alle pietre che gli lanciamo alla finestra. Che poi gli. Che le lanciamo, ma comunque. Dopo la rissa di ieri era davvero scioccata e so che probabilmente è colpa vostra. Non abbiamo fatto nulla per davvero questa volta. Ecco, esatto. È tutta colpa sua. Aspetta, Kel. Se è davvero così scossa dovremmo parlarle e cercare di aiutarla. Stiamo sempre parlando di Aubrey. Ci conosciamo da quando siamo piccoli. Senti, non eri lì mentre ha spinto Basil nel lago. Come te lo devo dire? È cambiata. Perché dovremmo perdere tempo? Potrà anche essere cambiata, ma questo non vuol dire nulla. Le voglio ancora un mondo di bene. Perché non hai vissuto qui gli ultimi anni. E sono certo che anche lei tenga a me, pur non dimostrandolo. O meglio, a noi. Beh, non sono convinto. Oggi è la nostra ultima occasione per fare qualcosa, visto che domani Sunny parte. Non ho alcuna intenzione di star fermo con le mani in mano. Dovremmo almeno andare a casa sua. Mi chiedo però perché Hiro abbia scelto la professione medica pur essendo un patito della cucina. Magari ha preferito cambiare indirizzo, o meglio, decidere cosa fare della sua vita una volta dopo quello che è successo con Mari, forse. Ma vedremo comunque sia andando avanti se magari ce lo dicono. Beh, io e Sunny ti accompagneremo, ma ad una condizione. Devi essere tu a parlarle. Ti ascolterà senz'altro. Ah, il famoso fascino di Hiro. Ehi, Kim, grazie per averci chiesto aiuto. Sei una buona amica. Io? Figurati, roba da niente. Puoi anche andare fuori, eh. Oppure se vuoi andarti a dare una rinfrescata in bagno, vedi? Ok, preferisci andare fuori. Sì, come vecchi tempi. Ehi, Sunny, grazie per averci fatto dormire qui stanotte e per aver passato questi ultimi giorni con me. Sei un vero amico. Batti il 5. Ma certo che batto il 5 a Kel! Grande. Ok, andiamo. Ah, che tristezza, ragazzi, separarsi dagli amici. Allora, casa di Aubrey. Dovrebbe stare qua giù vicino alla chiesa, vero? Proprio quando sente le campane. Oh cielo, che succede? Ma insomma, ah, è qui casa di Aubrey? Ehi, c'è nessuno? Ora che ci penso, siamo mai stati a casa di Aubrey? Non credo, è sempre venuto a casa nostra. Chissà come mai. Ehi, Aubrey! C'è qualcuno in casa? Ma la porta è già aperta. Entriamo.
Non è mai una buona cosa quando la porta è aperta. Oh mio Dio. Salve. Ok. Ah, bene. Ah, la spazzatura posso raccoglierla, è vero. Però non so quanto sia. La mamma di Obi non ci risponde. Altra spazzatura. Un guardaroba. Ok. Ok, questo è il bagno. Tra l'altro, mi sono appena ricordato che avendo visto la mappa, l'ho aperta per sbaglio praticamente, mi manca da fare una zona del deserto. Ma non so quanto una zona desertica possa essere fattibile ora. Magari come ultimo giorno, come ultima zona da visitare, poi prima di andare via. Ecco qui, Aubrey. Ehi, Aubrey, come ti senti? Ragazzi, cosa diavolo ci fate qui? Uscite immediatamente dalla mia stanza! Ci dispiace averti disturbato, ci vorrà pochissimo. Volevamo solo assicurarci che stessi bene. Sto bene. Riguardo ieri, Kyle mi ha raccontato tutto, ma preferirei ascoltare anche la tua versione. Potresti dirmi cosa è successo? Niente. Hai spinto Basil nel lago! Sai bene che non sa nuotare. Non volevo spingerlo, ma solo allontanarlo. Sarebbe potuto affogare! Ho già detto che è stato un incidente! Senti, mi dispiace, ok? Ma diamine, continuate a mischiarvi nelle vite altrui e comportarvi come se foste migliori! Beh, sei tu quella che continua a bullizzare Basil e a rubargli le cose. Smettila di parlare come se sapessi la verità, che non sono affari tuoi. Basta! Non è vero, sono anche affari miei. Tu, Basil, tutti quelli che sono qui. Eravamo migliori amici, inseparabili. Vi siete sfogati? Ho capito qual è il problema. È la vostra classica litigata. Certe cose non cambiano mai. Dai, voi due, fate pace. So che sotto vi volete bene. Ehi, ma queste sono le foto mancanti. Quella in cui c'è Mari. È tutto quello che mi rimane di lei. Non è comunque giusto averle rubate a Basil. Queste foto sono sue. Beh, a che serve discuterne ora? Anche se queste foto sono salve, ho già buttato le altre. Ormai devono essere belle che andate. Ti sbagli, Aubrey. Sunny le ha proprio qui. Cosa? Le ha lui? Com'è possibile? Mi ricordo di averle buttate nel cestino. A meno che voi due avete davvero avvistato nella spazzatura per trovarle? Fa abbastanza schifo come cosa. Già. Forza, Aubrey. Rimettiamole nell'album fotografico. Queste foto appartengono ad un solo posto. Ok, beh, potremmo comunque fare delle copie, eh. Che poi il fotografo in teoria dovrebbe ancora avere i negativi, quindi potrebbe farne delle altre copie. Sfogliamo quest'album fotografico allora. Il 12° compleanno di Basil. E gli hanno fatto una bella sorpresa. Quest'anno andrà alla grande, mio Dio. Non credo proprio, amico mio, mi dispiace. Questa è stata fatta dopo aver scattato i regali. Mari mi ha comprato quest'album fotografico. Oh. L'altri, la pellicola istantanea e la macchina fotografica. Oh. Mari e Hiro sono addormentati sul divano. Sono così dolci insieme. Spero non gli dia fastidio la foto. Se li vedesse, il papà di Mari potrebbe arrabbiarsi un po'. Piuttosto, che fine ha fatto il papà di Sunny di Mari? Hiro e Mari che lavano i piatti della colazione. Questo weekend dormiamo da Sunny e dalla sua sorella. Sta iniziando a fare caldo ultimamente, così abbiamo deciso di andare al parco. Kel dice di aver trovato un laghetto segreto, quindi andremo a controllare. Ah, sì, poi mi ricordo del laghetto segreto. Quello che abbiamo visto l'altra volta. Siamo già alla fine di marzo. Stiamo facendo un picnic al nostro covo segreto. Mari voleva scattare una foto a tutti. Dite cheese.
Dopo aver fatto i picnic si sono addormentati tutti, tranne me, Hiro e Mari. Sembra ci sia qualcosa sullo sfondo. Grazie del regalino, Hector. No! Al ritorno da scuola ho incontrato Mari con Sunny sulle spalle. Si deve essere addormentato sull'autobus. Erano così carini che non potevo non fargli una foto. Sarebbe stato un peccato non immortalare questo momento così dolce. A volte vorrei anch'io un fratello o una sorella. Sunny e Kel hanno smesso di fare colori di fiori e sono corsi via, mentre io e Aubrey abbiamo imparato molto velocemente. Gli altri pensano che la corona di fiori mi stia bene, anche se non ne sono sicuro. Preferirei solo un fiore meno vistoso. Mario ha offerto di ghiacciare a tutti, uno per ogni gusto. Per Sunny quello al limone, per Hiro alla root beer, per Kel all'arancia, per Aubrey all'anguria e per Mario all'uva. Il mio era la banana. Non era male. Mario che si abbronza un po' al sole. A differenza sua ho molta paura di abbronzarmi, visto che mi scotto molto facilmente. Quindi non ho idea di cosa stia facendo Kel, ma probabilmente si starà divertendo. Hiro che dorme su Mari. Si deve essere stancato molto dopo aver nuotato. Beh, sembra che qui qualcuno non riuscirà ad avere l'abbronzatura che sperava. Ma ho come la sensazione che le importi poco. Sì, chiaramente. Stiamo per tornare a casa, ma sono riuscito a scattare un'ultima foto di Mari e Hiro. Sono così carini insieme. Si vede che sono fatti l'uno per l'altra. E c'è gente che ancora sostiene che non fossero innamorati l'uno dell'altra, comunque. Mari ci spiega che questo è un cervo volante. È caduto improvvisamente da un albero e ha sorpreso tutti. A Hiro fa troppo senso guardarlo. Momenti felici nella nostra casa sull'albero. Ah, è la casa sull'albero. In effetti dovremmo andare a vederla prima o poi. A meno che ormai non si possa più, perché io certe cose non le ho fatte. E me ne sono reso conto avendo aperto la mappa, quindi magari... Chissà, forse potremmo rimediare nelle altre route, forse? Sembra che Sunny stia finalmente leggendo il libro che gli ho consigliato. Vorrei stare qui per sempre. È un vero peccato che le vacanze estive siano quasi finite. Spero che la prossima estate potremo stare qui per più tempo. Già. Sto giocando a carte con Kel, Hiro e Aubrey. Sono dei libri aperti per me, tant'è che non riescono a mascherare le loro emozioni. Mari ha preparato dei biscotti fatti in casa. Erano le gocce di cioccolato, super deliziosi come sempre. I classici biscotti al cioccolato. Sarà lui a vincere, ok? Sunny che dà un bel abbraccio a sua sorella. Mari ultimamente finisce tardi a scuola, visto che sta prendendo lezioni extra per il college. Io e lui stiamo molto insieme, ma sono sicuro che comunque senta molto la sua mancanza. Qui Mari sta studiando la sua parte per un saggio importante che farà con Sunny il mese prossimo. Andremo tutti a vederli. Sarà la loro prima performance insieme, ma so che andranno benissimo. Saremo tutti lì a fare il tifo per voi. Mari che si vergognerà davanti alla macchina fotografica solo perché ha fatto un piccolo errore. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Nessuno lo noterà. E anche qui Sunny che studia insieme a Mari. E questo è quanto per le foto con Mari. Ecco fatto, tutto in ordine finalmente. Sembra che manchi ancora una foto, ma almeno abbiamo tutte le altre. Che bei ricordi. Come vi sentite? Non so. Sbaglio o tempo fa ci divertiamo un mondo? Già, quei tempi sembrano così lontani. Eppure sono passati solo 4 anni. Mi dispiace ragazzi, mi sono comportata davvero stupida. Dispiace anche a me, Aubrey, anch'io ho sbagliato. Perfetto, scusa accettate, ora possiamo tutti tornare amici. Ti vuole un abbraccio? Te lo scordi, non ora, sei così pesante. Io sto bene, grazie. Va bene, ora dobbiamo solo vedere come sta Basil, sinceramente spero si senta meglio. Comunque, Aubrey, da come mi ha raccontato Kel, sono sicuro tu debba a Basil delle scuse. Sì, lo so. Grazie, Aubrey. È bello di averti tra noi. Dai, ora usciamo di qui. Ok. Aubrey, stai bene? Ehi, Kim, sì, sto bene. Grazie per esserti preoccupata per me. Ehi ragazzi, Aubrey è qui! Oh, Aubrey, ti senti meglio? Vuoi una caramella per tirarti su il morale? Cos'è successo là dentro? Hai la faccia tutta rossa. Devo dare una bella lezione a qualcuno? Maverick, vai a casa, va che è meglio. Non preoccupatevi per me. E scusate se prima vi ho ignorato.
Nessun problema. L'importante è che tu stia bene, giusto, Charlie? Già. Obri, andiamo a fare un giro a parco? Voglio farti vedere un paio di nuove mosse. Mi sono allenato tutta la notte. Mi piacerebbe, ma forse più tardi. Prima devo sbrigare delle faccende. Domani usciremo tutti insieme, promesso. Ah, ok, allora ci vediamo domani. Mi raccomando, principessina, non farci aspettare troppo a lungo. Per favore, Kim. È stato un caso isolato, non capiterà di nuovo. Cazzatissima, oh, buona, tranquilla. Andiamo a trovare Basil, dai. Ad ogni modo, amici, io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.